Fabiano, ma scusa tanto, perché stai lì e non vieni in palcoscenico a ricevere questo disco di platino? Scusa. Come? C'è un microfono lì? Ah sì. Ah ecco qui ha messo. Casualmente c'è. Salve! Ti stavo dicendo, come mai non vieni a ricevere questo disco di platino qui in palcoscenico? No, è che sì, io sarei venuto volentieri a prendere il premio, soltanto che io sono venuto qui soltanto come spettatore per assistere alle esibizioni di mia moglie. Ah, e basta. E allora no, mi sembrerebbe di voler prevaricare venendo in palcoscenico. Con la tua presenza in palcoscenico. Sì, e allora... il premio intanto portalo a casa tu, poi un giorno... Va bene. Senti, ma allora Renato, ma tu che ci stai a fare lì? Perché... Mia moglie non la lasciano cantare, allora sono venuto a sentire la sua. Scusa, ma... No. Ma tua moglie... Beh, è buono. Tua moglie non è coinvolta nel mondo del disco? No, come ernia. Okay, rispetto un'ernia di platino. Incide allora? Incide. È nervosissima. Vabbè, allora non... Soffre è... molto. Allora tu sei lì per caso, per... Sei venuto insomma per la moglie di Adriano. Vabbè. Chi è? Lino! Sì. Cosa? Per cortesia, sto cercando il marito di Claudia Mori. Sono io. Ah, scusa. Mi fa accedere una sigaretta, sì, cortesia. Non c'ho c'è. Vorrei sapere perché sei venuto. Perché dentro il caffè latte? Io? Sì, per la moglie di Celendeno. Ah, ho capito. Scusa Pippo, ma tu perché stai qui adesso? In questo momento? Eh. Per la moglie di Celentano. E allora?